Ancora una cinquina rifilata dal Manfredonia, questa volta allo Stornarella nel match visto al Miramare. Un Manfredonia che ha avuto subito vita facile, infatti al secondo minuto il Manfredonia va subito in vantaggio con Trotta che si procura e trasforma un calcio di rigore. Lo stesso attaccante Bianco Celeste ora in classifica è arrivato a quota 27 gol. Al nono Pelosi per Trotta in aria, ma il portiere esce e sventa il pericolo. Tredicesimo minuto, contropiede del Manfredonia. Pelosi cerca di superare Lodia che in uscita gli chiude lo specchio della porta e il tiro rimbalza contro il portiere ospite. Ventitresimo minuto, prima occasione per lo Stornarella che si fa vedere timidamente in area biancoceleste con Di Gregorio che ha la palla per il pareggio, ma un difensore del Manfredonia respinge quasi sulla linea di porta. 27esimo minuto, è il momento del raddoppio del Manfredonia con Mastro Pasqua che controlla una palla crossata dalla destra e fa partire un buon tiro che supera il portiere ospite piazzando la palla sotto la traversa. Nella ripresa al quinto minuto il Manfredonia, quest'oggi in tenuta granata, è vicino al 3-0 con Ola che prende in pieno la traversa con un gran tiro dal limite dell'area. Al sedicesimo arriva il terzo gol per Sipontini con l'Aureola servito da Trotta. 25esimo palo per il Manfredonia con un calcio d'angolo battuto alla sinistra del portiere ospite. Colpo di testa di Sementino, la palla batte contro il palo interno ma la difesa poi allontana. 32esimo contropiede per i Sipontini, Grumo prende palla a centrocampo e arriva in aria, dribbla anche il portiere ospite e deposita la palla in rete per il 4-0. Al 44esimo è Ciccarelli a fissare il risultato finale per 5-0, il suo è stato infatti il gol che ha chiuso l'incontro. Il Manfredonia Calcio ora è a quota 48 in classifica, ad un solo punto ancora dalla United Sly che ieri ha vinto nuovamente per 5-0 contro la Virtus Andria. E domenica prossima il Manfredonia Calcio 1932 farà visita al Borgorosso Molfetta.